la seduta del 5 marzo. Il Consiglio regionale ha proseguito la discussione sulla modifica della legge sulla tutela e uso del suolo, approvando con alcuni emendamenti gli articoli fino al numero 52. In apertura, il presidente Valerio Cattaneo ha comunicato l'adesione del consigliere Michele Formagnana al gruppo PDL e la propria al gruppo Misto, e nel pomeriggio ha riferito all'Assemblea della Costituzione del nuovo gruppo Fratelli d'Italia, presieduto da Franco Maria Botta, cui hanno aderito 6 consiglieri. La PA in 140 caratteri. Con il convegno La PA in 140 caratteri, distretti cinguettanti e social media, il Consiglio regionale ha riunito e fatto dialogare tra loro i distretti cinguettanti piemontesi e le migliori esperienze nazionali sull'utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione. La giornata è stata divisa in 2 sessioni, una frontale al mattino con il confronto tra relatori e la presentazione di 2 ricerche. Nel pomeriggio la presentazione e la discussione di best practice nazionali e locali. Collaborazione con Cifilo. In occasione dell'apertura dell'anno accademico è stata firmata tra il presidente Valerio Cattaneo e la direttrice Patricia O'Donovan una lettera d'intenti tra l'Assemblea regionale e il Centro Internazionale di Formazione. Il documento prevede, tra l'altro, che il Consiglio regionale ospiti presso la propria sede i corsisti Cifilo per fornire loro informazioni relative all'attività istituzionale del Consiglio e della Regione Piemonte. Piemonte vista mare. Anche se privo di sbocchi sul mare, il Piemonte ha offerto e offre un apporto non trascurabile alla storia della marineria italiana. Per valorizzarlo e analizzarlo meglio, la Biblioteca della Regione ospita una mostra sulla Marina Sabaudo-Sarda 1260-1861 e un ciclo di conferenze nei mercoledì di marzo dedicate ai Savoia e al mare. L'esposizione, curata dal Museo Civico Navale di Carmagnola, è visitabile fino al 17 aprile. Mostra con forza e intelligenza. Nel Museo del Carcere Le Nuove di Torino ha trovato la propria stabile collocazione la mostra articolata nelle 2 sezioni Con forza e intelligenza sul movimento femminile in Italia dal 1900 al 1946 e Dall'uguaglianza alla differenza sulla nuova identità femminile in Italia dal 1946 al 1999. La rassegna costituisce un importante documento e veicolo di conoscenza voluto dalla Consulta Femminile Regionale del Piemonte, realizzato con grande vigore da Ida Ribeiro.